Avete appena visto una carrellata di immagini di questo Zuk Z1, ringraziamo subito Honor Bike che ci ha permesso di fare questo unboxing e la futura recensione che arriverà nei prossimi giorni dopo aver testato per bene il dispositivo. Le dimensioni sono di 155,7 mm di altezza, 77,3 mm di larghezza, 8,9 mm di spessore. Abbiamo Android 5.1.1 con la CyanogenMod 12.1. Per quanto riguarda il processore, è un Snapdragon 801 quad core 2.5, abbiamo l'Adreno 330 come GPU, 3 GB di RAM, 64 GB di memoria interna non espandibile, il display è un Full HD 5.5 pollici, IPS LCD. La batteria di questo Zuk Z1 invece da 4100 mAh, siamo molto curiosi di provarlo. Faremo anche un confronto con forse uno dei competitor, anche se un po' più grande perché ha 6 pollici di dispositivo, ma la dimensione effettiva è molto simile. Faremo un po' un confronto per vedere effettivamente la batteria 4000 mAh sulla Waymate 8, 4100 su questo Zuk Z1. Sono curioso di vedere chi reagirà meglio. Mate 8 l'abbiamo già recensito, quindi sapete già come reagisce. Questo Zuk Z1 sicuramente ne hanno parlato tutti molto bene, ne parleremo anche noi nella recensione che avverrà tra qualche giorno. Parte destra, accensione e spegnimento volume rocker, parte sinistra, carrellino per la SIM, parte alta, jack per le cuffie, parte bassa, ingresso Type-C, quindi ricarica rapida, speaker e microfono. Parte posteriore, fotocamera con microfono e doppio flash LED e sigla Zuk. Parte frontale, abbiamo il display fisico che ci dovrebbe permettere anche l'impronta digitale, se non erro, non vorrei dire una sciocchezza. Il display Full HD 5.5 pollici, fotocamera frontale, capsula auricolare. Devo dire che esteticamente, così a primo impatto, mi piace molto. La costruzione sembra molto solida, non scricchiola. E per essere un dispositivo comunque di casa Lenovo di per sé, perché Zuk è un sub-brand di Lenovo, sono molto curioso di provarlo. Quindi ci vediamo tra qualche giorno con la recensione completa di questo dispositivo molto interessante. Fatemi nei commenti tutte le domande a cui volete una risposta nella recensione completa. Io sapete, rispondo sempre a tutti, quindi vi aspetto nei commenti. Ciao ragazzi, da Daniele per Spazio Hi Tech.